Beh, intanto volevo approfittare di questa occasione per fare condoglianze da parte mia, naturalmente, dei calciatori, di tutta la società, a tutte quelle famiglie che hanno sofferto il dramma di Genova. Insomma, noi volevamo testimoniare molto semplicemente di essere loro vicini. Nell'auspicio personale che poi si faccia di tutto perché queste situazioni non si verifichino di nuovo, perché credo che il pericolo sia incombente, lo vediamo nelle cronache di tutti i giorni, dalle foto sui media. Che non è solo il problema del ponte di Genova, ma sono migliaia di ponti che poi, in definitiva, quando sarà passato quest'ondata di interesse anche politico, di trasformare un evento del genere in altro, e allora forse alla fine di questo percorso saremo a punta capo. Cerchiamo di ricordarci tutti quanti quello che è successo e facciamo di tutto perché questo possa non avvenire più. Tutto qua. Ovviamente mi unisco alle tue condoglianze, a quella della squadra, penso che parlerà anche a nome dei colleghi. Domani si gioca, si alza il sipario sulla Serie A, però vorrei partire dal mercato che si è chiuso ieri, quindi ti vorrei chiedere se sei soddisfatto del lavoro che ha fatto la società, del materiale che ti ha messo a disposizione, se in relazione alle uscite, alle partenze, ritieni anche che la squadra possa essere più forte rispetto a quella che era lo scorso anno. E siccome tu domenica hai parlato di cantiere ancora aperto, ti chiedo se gli ultimi arrivi, quelli che conosciamo un po' meno, penso ai Silvestri, gli Antonelli, gli Acqua e gli Ocean, possono aver chiuso in qualche modo questo cantiere. Ma io, come ho sempre detto, mi sono sempre fidato dei miei direttori e delle scelte di mercato che hanno fatto in passato, soddisfacenti, quelle che stavano per fare e quelle che hanno fatto. Quello era il loro compito, lo hanno assolto, ora il mio compito è quello di allenare i calciatori che mi hanno messo a disposizione. Siamo convinti tutti quanti di aver fatto un buon lavoro, la testimonianza se avremo fatto un buon lavoro o meno, abbinata a quello che dovrà essere necessariamente il mio, questo lo dirà il tempo naturalmente. Ti chiedo invece parti tanti aspetti, domani affrontate la squadra di categoria, una squadra forte, un allenatore insomma esperto che immagino vogliamo voi partire bene, che tipo di gara ti aspetti? Perché è chiaro che saranno partite un po' diverse rispetto a quelle che avete affrontato l'anno scorso, anche per avversari soprattutto. Guarda, a noi è dal 28 di aprile che aspettiamo la giornata di domani, quindi l'affrontiamo con molto entusiasmo, non vediamo l'ora di confrontarci, sappiamo che il confronto porta il piacere di farlo, ma porta anche dei rischi. Sappiamo il valore della squadra perché l'abbiamo vista, conosciamo le individualità, sappiamo che ci andiamo a confrontare contro una squadra che già era presente in questo campionato lo scorso anno, quindi siamo consapevoli delle difficoltà, ma penso che anche il Cagliari, ho sentito anche le parole di Maran, anche loro sono consapevoli di quello che può attendere loro. Noi cercheremo di esprimere il meglio che abbiamo in questo momento, sapendo, come è stato evidenziato, che siamo un cantiere aperto, ma come lo è il Cagliari, chiaramente. Questo periodo ci è servito per metterci a punto sotto l'aspetto fisico, ora avremo tempo di incrementare quelli che sono i meccanismi di squadra e credo che siano un po' deficitari un po' in tutte le formazioni, perché il tempo a disposizione con i nuovi arrivi è stato limitato, chiaramente, ma insomma questo è un bla 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 che tutti quanti conosciamo e che sappiamo esista da sempre. A inizio stagione anche dei dirigenti, questa è stata presentata come un'annata nella quale avrebbe iniziato a mettere le basi per
per il futuro. Io però ti chiedo, l'obiettivo dell'Empoli per questa stagione è sempre quello della salvezza, magari anche all'ultima giornata. Ma è naturale, ma sarà così. Perché magari fosse il contrario, ma vedrai che all'ultima giornata contro l'Inter noi ci ritroveremo a fare i conti con un punto in più o in meno per regalarci la permanenza in questa categoria, che ci vede a confronto di un campionato particolarmente interessante, particolarmente ricco, affascinante, difficile. Noi crediamo di essere ben predisposti a quello che era il nostro orientamento, tant'è che la società ha fatto un po' un mix di scelte, andando su ragazzi giovani, quindi pensando al futuro e chiaramente cercando anche di garantirsi una certa esperienza che i protagonisti che sono arrivati, taluni protagonisti che sono arrivati, hanno nei confronti di questo campionato. Siamo convinti di aver fatto bene, ora aspettiamo e vediamo se sarà in questa maniera. Noi ce la metteremo tutta, naturalmente, come ce la mettono tutti quanti, e cercheremo di continuare nell'onda con quell'entusiasmo che abbiamo messo l'anno scorso, con quella voglia di imporci, se ce lo permetteranno, ma con quella voglia di esprimere il nostro modo di interpretare il calcio. Lo scivolone con il Cittadella è solo un incidente di percorso o qualche ferita può averla lasciata? Ma guarda, quel tipo di gare possono essere interpretate in tutte e due le maniere. Quindi qualche fastidio te lo lasciano, ma qualche vantaggio te lo danno. Quindi non sai mai dov'è il confine, se è bene o se... Io penso che sia... che abbia più una valenza positiva che non negativa. Perché ci siamo resi conto, come abbiamo detto in finale di gara domenica, e come è giusto che sia, che le squadre che dimostrano di più in campo è giusto che poi abbiano il successo. Cittadella ha dimostrato più di noi in tante maniere, l'abbiamo analizzato con i ragazzi, sappiamo dove abbiamo peccato, sappiamo dove loro sono stati bravi ad usare armi per metterci in difficoltà, e quindi questo io penso che ci servirà molto. Quanto conta la conferma di Krunic? Conta il giusto. Noi avevamo l'intenzione di confermarlo perché siamo convinti che lui possa essere un calciatore a rivelazione di questo torneo che è a venire. Lui sa che deve crescere in talune situazioni, ha delle qualità che pochi calciatori anche in questa categoria possono mettere in risalto, e quindi noi siamo contenti di averlo e lui deve essere contento di star con noi per avere la possibilità di arrivare alla fine di questa nuova esperienza maggiormente fortificato e con un livello personale molto più alto di quello che ha avuto fino ad oggi. Ritorno un attimo sul Cittadella per capire come hai visto la squadra, hai sentito la reazione che hanno avuto i ragazzi, perché insomma non perdevamo da novembre scorso, quindi tantissimo tempo. Meno male che venuto. Almeno abbiamo finito questa storia, ne comincia una nuova, quelle storie passate non contano più. Però ecco, capire un po' la reazione della squadra, abbiamo parlato anche di cerfone terapeutico, no? C'era bisogno. Sì, come ho detto ora, no? Non ce n'era bisogno perché i cerfoni terapeutici, esatto. Io preferisco le carezze terapeutiche. Esatto. Però se si ha la consapevolezza che sono carezze che vengono quando sono meritate. Perché se noi avessimo vinto la partita domenica, ma sulle occasioni potevamo anche immaginare che potevamo fare anche un risultato che ci permettesse di passare il turno, ma nei meriti non avremmo meritato di passarlo. E quindi in questo caso è bene che sia andata in questa maniera, ma i ragazzi sono consapevoli, hanno capito, credo di aver fatto capire loro, almeno il mio punto di vista, ma non occorreva perché sono talmente
consapevoli di quello che fanno giornalmente, che non occorreva il mio intervento. Certo. E poi ti chiedo se per la sostituzione di Maglietta, purtroppo forse la stai pensando a Rasmussen. Noi abbiamo Rasmussen, abbiamo Veseli, abbiamo Marciani, che abbiamo diverse possibilità. È chiaro che bisogna fare sempre un ragionamento di squadra. E quindi non è una posizione e un calciatore, ma è un reparto all'interno di una squadra, e quindi insomma gli equilibri ai quali bisogna stare attenti in questo periodo, particolarmente in questo periodo, sono molti, perché come si diceva prima siamo un cantiere aperto. Invece a proposito del centrocampo, intanto è arrivato Muscià, che è un giocatore immagino che tu conosca, l'hai avuto alla Roma, quindi che tipo di giocatore è, perché hai avuto questo giocatore, e poi è arrivato lui, è arrivato qua, adesso c'è tanta gente al centrocampo, ti chiedo se l'ipotesi venga scelta davanti alla difesa, l'ipotesi che puoi ancora tornare a prendere in considerazione, oppure visto che comunque il campionato l'abbiamo visto sempre da interno, ci ha messo la smussi lì tante volte, ti chiedo se è un'ipotesi che hai. Allora, Ucian è un ragazzo sul quale noi abbiamo aspettative, poi dipenderà a lui confermarle o meno. Noi gli vogliamo dare questa opportunità di tornare a esprimersi come prima che lo conoscessi io, dove nel suo paese era considerato come un fenomeno assoluto, si vendevano solo sue maglie. E poi il ragazzo si è un pochino confrontato con la realtà, è ritornato in Grecia, in Turchia, ha avuto l'esperienza al Sion, e noi lo pensiamo ora pronto e maturo per confrontarsi, dovrà confrontarsi, vedremo. È uno che può giocare in tre quarti, può fare la mezzala, vediamo che tipo di evoluzione, perché il ricordo che ho io è di qualche anno fa, e quindi chiaramente vediamo che tipo di percorso ha fatto in quest'ultimo periodo. Riguardo al centrocampo era? Ah, ma guarda, a me piace molto che i nostri centrocampisti abbiano questo dono della duttilità e la capacità di muoversi all'interno di quel perimetro in maniera da essere ora uno, ora l'uno, ora l'altro, come interpretazione del ruolo. Lo stesso Zajc è uno che può venire a fare la mezzala, lo stesso Grunic è uno che può andare a fare tre quarti, Benassé può fare l'interno e può fare centrocampista basso, abbiamo detto di Rasmussen che può fare il difensore centrale, ma abbiamo visto può fare anche il play con caratteristiche diverse, e quindi andiamo avanti con quell'ordine di idee lì. E poi quando, ripeto, il cantiere sarà maggiormente funzionale, di volta in volta prenderemo le decisioni. Senti, io ti chiedo quali sono invece alla vigilia di questa partita le emozioni dell'Andrea Zoli uomo, se si possono scindere da quelle dell'allenatore, dal decano della Serie A, insomma, perché siete quasi due generazioni a confronto, tu, Ancelotti, Gasperini, molto tanti giovani allenatori. Ma intanto hai fatto dei nomi ai quali mi fa onore essere accostato. Emozioni particolari personalmente non ne ho, se non quella che non vedo l'ora di cominciare questa partita domani sera, perché è tanto tempo che l'aspettiamo tutti quanti, io e i miei calciatori. È un campionato, come dicevo prima, da fuochi d'artificio, no? Nel senso che c'è molto clamore intorno, più clamore che non in passato rispetto alle partecipanti, alle pretendenti. Noi sappiamo dove siamo, che obiettivi abbiamo, e lavoreremo forte per questi obiettivi, che sono anche, non l'abbiamo detto prima, oltre alla salvezza, è quello anche di valorizzare i giovani e di dare loro la possibilità di crescere in un ambiente che è ideale per loro. Emozioni particolari non ne ho, mi aspetto domani per verificarle su me stesso, però ecco, ho un po' di premura nell'affrontare questa partita, che è tanto tempo che l'aspettiamo.